27 gennaio 2016 treno della memoria, Auschwitz-Birkenau. Camminiamo, camminiamo e tocchiamo la nostra storia, il nostro recente passato, troppo recente per essere dimenticato. Penso alle donne, agli uomini e ai bambini, alle loro aspettative quando sono partiti dal ghetto. Andremo in un posto migliore, pensavano. E testimoni di questo sono le speranze, la buona fede e gli oggetti che hanno messo con cura nella loro valigia oggetti semplici, come semplice era la vita che avrebbero voluto avere. Birkenau è il più grande cimitero a cielo aperto del mondo. Ogni uomo ha diritto a una sepoltura, a un discorso funebre e a qualcuno che gli porti dei fiori sulla tomba in ricordo di lui, ma loro no, non hanno avuto nemmeno questo. Le loro ceneri sono sparse ovunque, nel vento che ci fa venire i brividi, sul suolo dove camminiamo e nell'acqua dei laghi in cui si specchiano gli enormi alberi. Anche loro hanno visto quell'orrore fanno da cornice alla più brutale storia che si possa mai immaginare anche loro stanchi di vivere, ma con troppe speranze per morire.